Dopo il volantinaggio nei quartieri di Salerno per sensibilizzare i cittadini sui rischi dell'inquinamento atmosferico, ieri pomeriggio gli aderenti al Comitato Salute e Vita, che si stanno battendo da circa un anno per risolvere il problema delle fonderie Pisano, si sono riuniti al Teatro Ghirelli in un'assemblea pubblica dal titolo «Quanto vale la tua vita tra lavoro e veleni? Un anno di lotte e speranze». Un momento di incontro e confronto anche per annunciare le prossime iniziative da intraprendere a difesa dell'ambiente. Rammaricato per l'assenza dei consiglieri comunali, Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita: «Abbiamo invitato tutti i consiglieri a prendere parte all'iniziativa, ma nessuno di loro si è presentato», ha spiegato Lorenzo Forte. Ribadiamo ancora, come già fatto alcuni mesi fa, la necessità di un consiglio comunale monotematico, altrimenti nel mese di dicembre saremo pronti ad effettuare un flash mob sotto Palazzo di Città per ricordare che mentre al centro di Salerno ci sono le luci d'artista, nella periferia ci sono i fuochi d'artista. Presente all'incontro il consigliere regionale Donato Pica, che ha annunciato che la prossima settimana si riunirà la commissione bonifiche ed ecomafia e sarà ascoltata una delegazione del comitato. Durante l'assemblea il Comitato Salute e Vita si è collegato telefonicamente con il ricercatore napoletano che vive a Filadelfia e lavora in un istituto per i tumori, Antonio Giordano, che ha anche scritto recentemente un libro sulla campagna Terra dei Fuochi, ha annunciato che insieme al regista Carlo Fumo realizzeranno un film sull'inquinamento in campagna e si farà riferimento anche alle fonderie Pisano. Infine, sempre ieri pomeriggio, è stata annunciata la nascita dell'Associazione Salute e Vita, che ha già 100 soci.